E salve ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua su Uncharted Drake Fortune per andare avanti in una parte che io odio tantissimo, che è questa qui che ci stiamo prestando ad arrivare, cioè è una di quelle parti che ho sempre, sempre, sempre odiato. Ma non sapete quando, cioè proprio qualcosa di inguardabile, ma va bene. No, perché ha preso l'altro? No, non devo prendere quest'altro io. Mi sono sbagliato. Mi sono sbagliato. Vediamo un po' se c'è qualcosa in giro, anche se non credo. Credo di no, eh. Credo di no, che non ci sia assolutamente un bel nulla. Bene. Dov'è che dovevo andare già? Qua? No. No, cavolo. Qui. Sì. Ho Ok. trovato dove andare, Sali. finalmente. Sei più pesante di quanto sembri. Riesci a raggiungerla? Sembra qualcosa come un vecchio montacarichi. C'è una corda. Prova a farlo scendere da te. Oh, vedo una galleria. Possiamo uscire di qui. Ecco. Ciao ragazzi, tranquillo, Eddie, tranquillo. Cosa diavolo sta succedendo là fuori? Non li hai visti? Oh no, oddio no! Siamo intrappolati. Cristo, e quello cos'è? Siamo morti, siamo È una tutti brutta morti! cosa. Eddie, torna qui. Aia. E beh. Oh, cavolo. Drake, se non riuscissimo a farcela, voglio solo che tu sappia che non ti sopporto. Lo stesso vale per me, amico. Ora andiamo. E dammi la cappa. Su. Sono duri a morire comunque. Dannazione! È tutto arrugginito! Non si muove! Ok. Dai, ce la fai, puttana troia. Questa parte l'ho sempre odiata. Quando arrivano sta specie di nemici che sono veramente qualcosa di inguardabile e inaffrontabile. Ma no! Porca miseria. E muori su. Dai, a che punto stiamo? Raga. No, no, no. Dai, dai. Dai, dai. Mori. Thank you very much. Oh, bene, bene. Ecco appunto. E mi sa che Eddie non ce l'ha fatta. Sì, ma cambia arma, che è sto schifo. Mi ero scordato di questa parte più difficile. E forse era meglio se mi scordavo del tutto di questa parte qui.
Mannaggia Elena, dove stai? Elena. Ok, ok. Ce l'abbiamo fatta. Non so come, ma ce l'abbiamo fatta. Che è già tantissimo. Oh. Cazzo, cazzo, cazzo. No, 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 no. Non volevo far questo io. Non volevo far questo. Morite, morite. Va bene, non va bene, non va bene. Ma dai. Da questa parte. Ora te ne sei accorto che non va bene niente in sto mondo. Via! Via, corri! Il diavolo era quello. Ok. Non so. Non lo so. Stai bene? Sì. Nate. Ok, non credo che possano superare questo. Nate. Cosa? Dove siamo? Ne sono sicuro. Via! Wow. Wow, si spiega lo U-Boat nel Rio delle Amazzoni. Nate, vieni, guarda qui. Allora lo hanno trovato. Sono entrati nel nascondiglio e lo hanno ripulito. Sì, ma cosa c'entra il monastero in tutto questo? Non lo so. Non ha alcun senso. Se ora la statua si trova qui... Oh, cavolo. Ci eravamo proprio sopra. Scommetto che questo ci porterà in superficie. Sembra che i nazisti non abbiano pagato l'elettricità. Maledizione! Senti, se riusciamo a raggiungere il generatore... Possiamo riattivare la corrente. Prima dobbiamo trovare un modo per uscire di qui. Aspetta, che stai facendo? Che stai facendo? Trovo una via di uscita. Ecco, appunto. Bel lavoro. Già. Bene, andiamo. No, questa è tua, cowboy. Cosa vuoi dire? Nate, io non posso fare quel salto. Non pensare che ti lasci qui da sola con quelle cose. Non abbiamo scelta. Vai, riattiva la corrente, torna a prendermi e poi... andremo via da qui, ok? Vai! Tornerò subito, ok? Sì. Ok. Il bunker. Siamo verso la fine, mancano pochissimi livelli, penso 4. Credo. Allora... niente di niente comunque, ragazzi, cioè proprio non c'è nulla, veramente. Vabbè, saltiamo, dai. E dov'è che dovevo saltare? Scusate, con tutto il bene. Niente, ho sbagliato, vabbè. Ah, devo andare su, ma... vabbè, ditemelo prima, andavo giù. Va bene. Come non detto. Stavo sbagliando tutto. Dai. Aia. Mamma mia. Ma sono vista bruttissima. Devo saltare? Ah, ok. Che bella visuale. Io mi starei cagando in mano fossi lui. Ma di brutto proprio. Cioè, cavolo. Ok. Ora arriva il punto brutto del gioco. Ancora più brutto di quello di prima. Aiuto. Improvviso diventa un survival horror praticamente. Sullivan, rispondi. Sì,
rispondi! Accidenti, è inutile. Non c'è segnale qui. MP40. No, sta stanza me la ricordo. E chi se la scorda? E chi se la scorda? Fu uno dei miei traumi più grandi della mia infanzia, questa stanza qui. Che diavolo è successo qui? Cioè, non so se era questa. Mi sa che era quella dopo. No, era quella dopo, infatti. Fu un trauma veramente incredibile. Perché un gioco tutto action divenne praticamente un horror. Cioè, fu qualcosa di inaspettato, veramente. Fatemi dare un po' di colpi. Chissà perché. Ah, un colpo mi dà. Vabbè. Ah, con un colpo faccio molto io. No, merda. Ecco. No. È che ora sono abituato a The Last of Us, quindi li carico con R2, però qui spara con R2, quello è il problema. Oh, un bel headshot. Mamma mia. Una delle ambientazioni più paurose che siano esistite a momenti. E muori, su, ma che hai? Attaccata alla vita come poche cose al mondo. Oh, c'è un tesoro. Statuetta d'oro a forma di scimmia. Oh, è carino. Chi è? No. Mori. Ok. Ok, cosa? Ok, un cazzo, Nathan. Un cazzo di nulla. Allora, bisogna andare qua dentro. No. La prossima, allora. No. No, cavolo, era... Dove dobbiamo andare? Non mi ricordo più. No. Qui dove siamo venuti? Impossibile, scusami, cioè. Dove era quel posto maledetto? Mi sa che di qua. La butto lì. La butto lì. Mi sa che l'abbiamo trovato. Eh sì. È di qua, appunto. Questa deve essere la sala del generatore. Esatto. Una sala bellissima, tra l'altro. Mamma mia. Che ansia che fu questa parte qui all'epoca. Ero piccolino. Cioè, fu qualcosa di angosciante. Penso che non me la dimenticherò mai. Allora, dobbiamo avviare il generatore. Grazie. E poi correre. Dovevamo correre. Questo era il trucco. E appunto. Mannaggia. Ospiti sgraditi, un bel po'. Bisogna riuscire a evitarli. Se si riesce a evitarli. Perché qua sopra non salgono loro. Ok. Ecco bene, apriamo altre porte, tanto ormai sono pochi nemici.
Poi ok, diciamo che di sta parte sono abbastanza pratico ormai con gli anni, eh. Oppala. Oh, così dovremmo essere a posto. Luce verde, c'è cioè speranza. Ora con calma. Ammazziamo quelli che sono rimasti. Ok. L'ha detto anche lui, ok, comunque, fantastico. No, 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 via, via, via. Basta, basta. Questa l'abbiamo fatta, direi che va bene così, eh. Promette di essere una giornata storta. Eh no, ma davvero, non me ne ero accorto. Ma che bella giornata, eh. Come faccio a uscire di qui? Ma come fai? Esci. Sembra difficile, ma è molto facile uscire. Dobbiamo andare di là. Là in fondo, eh. La butto lì. Oh, munizioni. No, dobbiamo andare dove eravamo prima, secondo me. Non di qua, ma nella prossima porta. Torniamo indietro del tutto. Agli origini. Ok. Ok, ok. Demoni mi braccano nell'oscurità. L'oro di Eldorado cela una terribile maledizione. Gli spagnoli hanno scatenato l'inferno, divenendo essi stessi dei diavoli. I miei uomini sono stati uccisi, lasciandomi solo nella mia missione. Nessuna nave lascerà quest'isola. Le ho distrutte tutte e inondato la città maledetta. Tutto questo male non deve lasciare queste spiagge. Nelle mie ultime ore affido la mia anima a Dio. Possa egli avere pietà di questo luogo infernale. Francis Drake. Oh mio Dio. Quindi lui è diventato così praticamente un mostro come loro, grazie al tesoro. Tesoro praticamente da maledizione. Oh no, di nuovo. Sì, ma cambia arma, perché mi ha sempre scrausa a me? Aia, aia. Ah, grandioso. Perché che mi lancia le bombe, scusate, eh? Ma sono io che mi lancio da solo? No, non posso essere così rincoglionito. Mamma mia. Ok.
Basta. Oh, bene, possiamo uscire finalmente. No, devo spingere ripetutamente i tasti, invece spingerò solamente una volta. Ok, possiamo tornare in superficie. Diciamo che il tesoro sarebbe meglio non trovarlo, in poche parole. Bene. Mi sa che qualcuno è passato di qua. Mi sa, eh. Però la corrente ora funziona, quindi si può fare diverse cose. Oh, merda. Aia. Oh, non c'è microfono dal tuo lato. Che peccato. Nate, esci fuori di lì. No, Elena, lasciatela stare. Navarro, se non riesce a controllare una ragazzina, non succederà più. Credimi. Spiacente per l'interruzione. Volevo solo ringraziarti per averci condotti a Eldorado. Certo. Spero che non ti dispiaccia. Se prendiamo in prestito la signorina Fisher, è solo per evitare che tu e il tuo socio facciate qualcosa di creativo. Addio, Nate. È stato divertente. Che te ridi? Continua pure a sorridere, imbecille. Ci rivedremo presto. Ci sono i nemici. Sei morto. Ma dov'è che spara questo? Fateli passare. Fatti gli affari tua. Fermatelo. Oh, ok. Non perdetelo di vista. Dai, dai, no, finito munizioni. Mannaia. Vuoi morire? Ma che ti pensi di essere immortale? No, 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 datemi più 40. Che ha molte più munizioni. Aiutatemi! È in trappola! Allora. E muori. Oh, ma che è immortale, fammi capire sta cosa. Devi morì, devi morì. Niente, io do la pistolina. Gli penso io. Oh, madre santissima. Quanto ci ho messo per ammazzare un nemico.
15 anni. Ok. Tutto che vuoi. Oh. Sta parte è un po' così, eh. Oh, ma che sei fissato con me? Dillo, su. Allora. No, ho sbagliato il mio, mamma mia. Sono scarsa, mira. No! Di po', Ma porca troia! Quanto sarà scarsa a mirare da 1 a 10? Sì, vabbè, ma io... Ma mo che ci devo fare? Io non ho capito. Vabbè raga, direi che possiamo stoppare qua al momento, quasi quasi sì, dai. Facciamo che ci stoppiamo qua, poi andremo quasi a concludere il gioco nel prossimo episodio, forse la cosa migliore. Ragazzi, direi che è tutto per il momento, ci becchiamo alla prossima. Ciao ragazzi.